bentornati sul mio canale. A sorpresa, adesso vi spiego com'è andata. Il 19 dicembre abbiamo ufficialmente terminato la nostra campagna su The Last of Us parte 2 sul mio canale, prima streamata su Twitch e poi recappata su YouTube. È un viaggio che doveva durare circa 9 mesi, in realtà alla fine è durato più di un anno, perché c'è stata una piccola interruzione nel 2023. E con questo direte, sti cazzi? E infatti sti cazzi. Il problema è che io appena ho finito di streamare The Last of Us parte 2, ovviamente la stream era relativa a mesi prima rispetto alla pubblicazione del video, leggo una notizia su Facebook che dice che ci sarà l'edizione remaster. E io sono rimasto un po' di merda, perché ho detto cazzo, potevo aspettare magari 6 mesi, un anno e fare metà storia di The Last of Us parte 2 sulla parte remastered, come feci sull'1, perché io il primo atto lo giocai su edizione PS4 e poi finimmo la storia su PS5. Nonostante io abbia giocato tutto su PS5, ma io mi riferisco alla versione del gioco. Il problema qual era, ragazzi? Che avevo appena finito un gioco che mi aveva devastato a livello fisico, mentale, anche insomma era un gioco che mi era piaciuto, ma comunque mi è costato fatica, perché non è un gioco semplice né a livello pratico né a livello intuitivo, pieno di colpi di scena, di crudeltà. Chi l'ha giocato sa. Ecco, e il mio primo pensiero è stato: no, non è che lo rigioco da capo. E infatti non lo rigiocherò da capo. Ho giocato 3 o 4 capitoli così per i miei, c'è un miglioramento almeno per quanto riguarda, diciamo, le prestazioni. Graficamente all'incirca, devo essere sincero, siamo molto lì con l'edizione base, ovvero questa. Se non che hanno aggiunto qualcosa, ovvero la modalità senza ritorno e i livelli perduti. La prima, ragazzi, io non sono tanto fan delle sopravvivenze, cose varie, non mi ci trovo più di tanto. Però per quanto riguarda i livelli perduti, la cosa mi ha subito intrigato. E gli ho pensato, se avessi mai l'occasione di avere il gioco tra le mie mani, la prima cosa che faccio è portare i livelli perduti. Però poi mi sono informato, il gioco costa 50 euro, sto giocando a tutt'altro adesso, c'è il calcio, c'è la Serie A, non ho tempo né soldi a investire su questa cosa. Poi leggo su vari forum della community che con 10 euro, se hai l'edizione fisica del gioco, ma anche digitale, lo puoi acquistare. Volevo fare un tutorial su come acquistarlo, ma in realtà è stato un acquisto compulsivo, quindi indietro non si può tornare. Però veramente basta che voi infiliate questo disco, che è il primo, quello per l'installazione, dentro la Play. Appena viene letto dal sistema, andate su PlayStation Store e vi viene mostrato il gioco remastered a 10 euro. Lo scaricate, finite il download, però per giocarlo ci vuole questo, infatti adesso è dentro la Play. 10 euro, ragazzi, piuttosto che 50, e ho detto, a questo punto i livelli perduti e li facciamo, e come se li facciamo, e quindi andiamo a farli, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, avevo pure salvato l'overlay, pensate un po', no, non si sa mai, mi dovesse tornare utile e in effetti utile mi è tornato. Infatti questa è la schermata di fine storia. E vedete come alla fine della storia la barca è in un altro posto, quindi vuol dire che Abby è arrivata da qualche parte, che però noi non sappiamo cosa, potrebbe magari nella Last of Us parte 3 essere il punto d'inizio, può darsi ragazzi, non lo sapremo mai, o magari non lo sapremo finché non ci saranno qualche indiscrezione provenienti dall'alto. E infatti, per chi non lo sapesse, salva ogni singola cosa che voi fate sull'edizione, diciamo, quella normale. Vi ricordate che quando l'abbiamo finito abbiamo lasciato che eravamo esattamente qui? Ebbene, quindi qui ci ritroviamo. Basta premere il tasto, magari mettersi anche le cuffie, e andiamo nella sezione dietro le quinte. Qua ci sono i livelli perduti, i bozzetti, e dietro le quinte tipo telerealismo e cose varie. Podcast. Oddio, però questo, ragazzi, no, questo per le copertine sarebbe stato tipo, i punti ce li ho, però per le copertine, ragazzi, questo sarebbe stato ottimo. E come? Insomma. Vabbè, noi andiamo a livelli perduti. Questo livello viene presentato in versione pre-alpha incompleta, lo stato in cui si trovava quando è stato tagliato dal gioco. I dialoghi non sono doppiati, ma visualizzati come sottotitoli provvisori. Ok. Questo sono sicuro che appartenga all'atto 1, questo più o meno nel Seattle dei 2 o 3, e questo sul finire della storia. Vabbè, noi prendiamo tutto e andiamo a esplorare questa cosa, ragazzi. Io non so di cosa si tratti, finché non ci immergiamo non lo sapremo mai. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. E questo lo sapevo, grazie. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the three of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product.
they were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the three. Bene. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by the sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Vabbè, vediamo. Io... Vedere per credere. Oddio, beh, sì, in effetti sono animazioni molto, molto basi. Avanti, l'avevo capito. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So... The opening for this was a little tricky. We needed it to make what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After something we really wanted to do was highlight... No, aspetta, aspetta, Fra. Ho sbagliato. Voglio ripartire un attimo da capo, perdonatemi. Originally, okay. This level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Ok, beh, chiarissimo. Praticamente, beh, avete capito, è inutile che vi faccia tutto il pippone riassuntivo. Doveva essere un momento calmante dopo le grandi lotte dei primi atti. E dei primi capitoli, ha senso. Ha molto senso. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level, non i miei. Moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Ok, chiarissimo. Attraversiamo sto cancello. E poi ragazzi, grezzo, ma per ora... Grezzo fino a veramente un certo punto, Ma bello screenshot ci sta. Bella copertina, niente di personale. Ascoltiamo sto dialogo. The makeup artist is... Non è un dialogo. One of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Ok, questo è stato molto breve. Molto più breve rispetto ai precedenti due, soprattutto rispetto al primo. Che ti insegnano qua a fare la cioccolata calda? Non parlano proprio, è vero, l'ha detto.
Come va il tatuaggio? Bene, fa il suo dovere. Io non sono doppiatore, Quindi faccio proprio schifo. Dovremmo ritoccarlo. Potrei aggiungere qualcosa? Vaffanculo, ecco la risposta. Sì, magari. E se ne va così. Va bene, andiamo al quarto speech. This is one of my sesto. Favorite sections. Vabbè. Because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try and follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game, where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Ragazzi, qua c'è un botto di spoiler, quindi se voi odiate gli spoiler, evitate queste parti. Comunque. Ah, ok, così. Vabbè, abbastanza easy. Avrebbe colpito tipo in mezzo a quei due. Bel colpo, Ellie, lo so. Vabbè, c'è il prossimo. Without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Okay. A questo punto credo che non ci sia altro. Se non tipo boh. Bello che simulano i clicker. Donna, com'è scurile sto bambino. È vero, sono ciechi. Vito il gioco? Vito il gioco, ok. Non penso potesse andare diversamente. Là c'è un altro dialogo, che in realtà, non mettendolo in ordine, io ho perso veramente il conto. Però prima... No. Ah, ok. Raga, è il primo bug che incontro in sto gioco, quindi vabbè, glielo perdono. Ah, qua non si dice proprio nulla. Va bene. Ellie, amore mio. Ragazzi, si è completamente glitchato. Ah, ok, grazie. Cioè, praticamente... Solo sedersi era l'attività, ok. Qua che c'è? Tra la mia gatta che mi è salita sulle gambe. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Va bene, credo che adesso l'unica cosa rimasta da fare sia entrare dentro. Ora vado a controllare se qua ci fosse qualcos'altro, ma c'è soltanto un cancello chiuso, quindi...
Suppongo qua c'è una vanga. Qua non c'è niente. Ecco Maria. Maria, giusto? Non ricordo. Sì, penso sia lei. Tommy, quello sicuro è Tommy. Finita. Così, va bene. E signori miei, andiamo col secondo livello perduto su 3. Sono le fogne di Seattle. Ora, rispetto a quello che abbiamo già passato nel video precedente, mi aspetto qualcosa in più. Mi aspetto un po' più di azione, un po' più di violenza. Come avevano detto gli sviluppatori, quello precedente è stato quello più grezzo, quindi mancavano animazioni, dialoghi e un botto di cose. Vediamo il secondo dove ci porta e più che altro quanto migliorato è rispetto al primo. Finché non lo giochiamo non lo possiamo sapere. E allora ragazzi, io direi di andarlo a giocare, le fogne di Seattle. Commenti degli sviluppatori attivi e video introduttivo pure. Andiamo. Di sicuro i tempi di caricamento si sono ridotti drasticamente. Questo è una cosa anche abbastanza buona. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final. But it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Io voglio dire la mia, ragazzi. Partiamo bene, vai. Mi mancavano. Lasciami andare! Ah, questo è doppiato, attenzione. Qua è click raffonda per forza, cioè annega. Invece no, bastardo. Sì, invece annega. Eccolo di nuovo, il bastardo. Piategli un coltello, brava Ellie. Rischi di rompere tutto. Ok, e dove vado? Ok, ok. Oh. Sia. Ok, bene. Ci sono diversi dialoghi, qui c'è insomma commenti vari. Ne vediamolo solo. Il primo è questo. 16 ruolette. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Praticamente mi ha spoilerato che questo non era la soluzione. Deve esserci un'altra uscita. Potrebbe essere di là volendo. Anche. Vabbè, ragazzi, io voglio fare il mio commento molto crudele, no? Sicuramente questi livelli sono stati ritoccati. Vai di qua, vai di qua. Brava, dai. Sali sul muretto. Dicevo, sicuramente sono stati ritoccati rispetto alle versioni originali, proprio originalissime. Però secondo me una possibilità di giocarli finiti, dato che hanno avuto tipo 3 anni e mezzo di tempo, poteva esserci. Poi magari no, eh. Secondo me si poteva fare. Vabbè.
This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. Ok, sappiamo che dura un pochino questo, bene così. Released the game with approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game wide, however, it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Ok, quindi se adesso mi butto. Sali sopra, ok. Mica che botte che prende quando sbatte contro le cose. La tortura. Poveraccia. Ok, qua che ci dice? The real reason for this dead end room is that on the reversal when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Quindi? Tante belle cose, ma a mio avviso non una via d'uscita, come appunto ci ha detto lo sviluppatore. E sì, vabbè, cose molto simboliche. Questa potrebbe essere una buona via d'uscita. Mi fa raccogliere quello, grazie. Tiratemi fuori da qui. Ma davvero, guarda. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, come minimo, direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Okay. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not recognize as a playable space, let alone the desired route they need to take. Ok, io tipo sarei già morto, ma vabbè. Da dove partiamo? Boh, quale dei due? Forse questo? Questo. We love the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners, but we put extra effort into the custom corner collision so the movement experience is as smooth as the main game. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister Overo? Of the garbage that had been washed into the soil on the surface. Ok, beh, se sicuramente nel mezzo della storia avrebbe fatto comodo. Ora io non so onestamente adesso quanto ci possano servire. Mai dire mai, Però cazzo. Sicuramente nel mezzo della storia sarebbero stati tipo utilissimi. Come ci ha suggerito appunto lo sviluppatore, sempre seguire la luce, ragazzi. Siamo a 7 dialoghi su... Ma perché li chiamo dialoghi, ragazzi? Ormai sono abituato. 7 monologhi, 7 spiegazioni su 16. In order for the player to feel claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment, which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Vabbè, ma ora io, a parte in realtà, non so se io soffro di claustrofobia oppure no. Però una cosa che posso dirvi è sicuramente che... Fanculo, universo. Nei giochi non è che la senta molto questa cosa. Ok, pensavo ci fosse un altro condotto. Qua invece c'è una strada sola e unica da seguire. Beh, ma a me, ragazzi, non è che mi faccia sentire così claustrofobico. Poi
da persona a persona si cambia. Io non sono neanche fotosensibile, ad esempio. Bellissimo. Ah, pensavo fosse tipo una tatteggiata di qualche progetto, invece un'altra nuvoletta. Evviva, non l'ho chiamato dialogo. We had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easier to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Tanto frustration ce n'è poca in sto gioco. We reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ah, bene. Decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Beh, non è stata una scelta sbagliata. We weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Bene, quindi ci ha praticamente spoilerato cosa sta per succedere. Aiuto. Di quel che immaginassi. Piantagli un coltello in gola, non ti sa mai. Cazzo, crudelissimo però, eh. Cambiare un clicker con Joel. E ci siamo. Ok, siamo sicuramente in un posto più tranquillo. Mi pare di aver già visto o no? Forse no. Però vabbè, ascoltiamo. No, non devi... Ok, tanto è bloccato. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. The water. Ok, allora. C'è da camminare sul condotto lassù, tramite appunto la scala. Chiarissimo. Se non fosse che però, Ellie non si arrampica. Dato il fatto che non vedo un cazzo. Interesting. Forse da qui? Nope. Forse da qui. Ma sapete che io ho la vaga impressione di ricordarmi una cosa del genere? Magari poi io mi sbaglio, eh. Ho veramente una vaga impressione di ricordarmi una cosa molto simile nel gioco. Appunto. Extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers and what she will go through in her pursuit of revenge. La brama di vendetta l'ha proprio consumata, eh. Oh. Fa scherzi, eh. Dici. The last ladder climb is quite lengthy. Pochino. Down to a shorter climb. We liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Ok, quindi è Seattle D3.
Avevo completamente ragione, ragazzi. Questo sono sicuro che appartenga all'atto 1, questo più o meno nel Seattle dei 2 o 3, e questo sul finire della storia. Comunque vorrei farvi notare, adesso che non abbiamo veramente vincoli di nulla, posso spiegare tutto quello che voglio, quanta psicologia alternativa ci stanno dietro la realizzazione di un gioco. Cioè non è che, come purtroppo molti giochi fanno, metto questo perché è più bello. Loro cercano la funzionalità dietro ogni cosa. Cioè devono fare una cosa e questa può provocare mille sensazioni nel giocatore, può annoiarlo, non annoiarlo. E se questa cosa è bella ma non è funzionale abbastanza, la lasciano fuori. Cioè, questo dimostra che i videogiochi non sono una cazzata e dietro lo sviluppo c'è un lavoro che immane a dir poco. E finisce qua, ragazzi. Terzo livello perduto su 3 di The Last of Us parte 2. Siamo arrivati alla fine di questa piccola parentesi che ci siamo concessi su questo canale. Si chiamerà La Caccia, come avete letto dal titolo, e sarà giocato anche questo con Ellie. Quindi praticamente we assume that non ci sono livelli tagliati riferiti ad Abby. Poi se magari hanno tagliato qualcos'altro ma non ce l'hanno voluto far vedere, questo forse non lo sapremo mai. Ma tolto questo aspetto, siamo arrivati all'ultimo. E poi fatemi sapere, ragazzi, se volete che vi porti il contenuto senza ritorno. Precedentemente vi ho detto che non ero grande fan di questa modalità, però ragazzi, se volete vedere, io perché no? Cioè, nel senso, una piccola inversione possiamo anche farcela. Ma adesso godiamoci questo ultimo livello perduto e andiamo, ragazzi, a esplorarlo. Dica, signor direttore. The Hunt. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby... E me lo immaginavo che fosse sul finale, ragazzi, ci ho colto troppo. Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And oh. Something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being inflicted onto Joel, is still sticking with her. And she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks. Spartani. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence of that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. Ok, questa è la famosa traccia di sangue di cui stava parlando. Ok, le prestazioni sono nettamente migliorate rispetto a ciò che abbiamo giocato, quello proprio senza dubbio. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her quindi un flash forward. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Poteva essere un flash forward. Però avete visto che, come vi ho spiegato sul fine della parte precedente, questo era super convincente, era una cosa a cui ci hanno lavorato un casino e poi l'hanno lasciata fuori.
E comunque ragazzi, ora io non so quanto questi livelli sinceramente avrebbero rallentato, magari giocati così estemporanei hanno il loro effetto limitato, ma sicuramente una storia di quasi 30 ore, 30 ore abbondanti, almeno questo è quanto è durata per me, sicuramente avrebbero impattato non poco, quindi dovrei giocarli in ordine per dire, oh beh sì, in effetti hanno rallentato oppure no. Questa opportunità credo che non avverrà mai, quindi ciccia. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar, was the hope. In all of these, insomma, toccante. These wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Non di qua. Dice non di qua, però noi ci andiamo lo stesso. Vabbè, ti fa fare il giro tondo. Noi ci siamo fatti una leggera esplorazione e va bene così. Forse questo filtro polveroso, a dir la verità, si poteva evitare, secondo me. Poi magari ognuno tra le sue conclusioni, però secondo me si poteva evitare. Anyway. 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases where one... Questo è palesemente Days Gone uguale. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally we tried a cazzo bunch corre. Of sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food or is she hunting for some other reason? E quello è vero. Frutta, verdura, birra, vino, gelato, souvenir, fai il pieno da noi. Lo so che anche voi l'avete letto con questo tono qui, ne sono convintissimo. Ok, ripeto, questo è veramente troppissimo Days Gone. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back and Ellie would follow it and finally enact revenge. Ok, chiarissimo. Quindi questo forse sarà anche il livello, diciamo, ok, più difficile. Vedo niente. Cazzo! Aia. Ok, sì, si muove malissimo sto cinghiale. È laggiù. E cosa ho con me? Ah, 10 colpi di fucile. Allora, per esperienza, cioè non è che io andavo a caccia di cinghiali, ma conosco tanta gente che in Toscana andava a caccia di cinghiali. Dovresti sparargli qui, proprio tra naso e occhi, per poi permettere che il proiettile trafigga il cuore. Questo è il mio odore. Non è un'operazione facile perché devi aspettare praticamente che il cinghiale ti carichi. Per
che non posso ascoltare mentre miro. Ma non ho nulla. Vabbè, ci sono alcune cose qua. Torno a me. Lo dovrei prendere. Che poi magari mi sto facendo 2500 problemi per nulla, eh. Tanto so che sei lì dietro. Oh, bastardissimo, mi stanno seguendo. Ma quanto è bastardo? Magari non ho neanche colto. È finita. È morto? Puoi scappare. Non ci sono altri proiettili? Ah, ci sono sempre 10, perfetto. Qua c'è qualcosa che posso prendere? Quanto pare no. Comunque, l'ho colto dove avevo detto che andava colto, quindi... L'esperienza, finta esperienza, qualcosa mi ha insegnato. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. E questo dimostra, ve l'ha appena spiegato la sviluppatrice, che Ellie si è trasformata in negativo durante questa storia, ma non è che deve essere dirvelo, cioè è abbastanza chiara come cosa. Poveraccio. Ormai l'ha ammazzato. E finisce qua, ragazzi. Che poi avevo letto livelli di una ventina di minuti l'uno, ma in realtà, compreso anche il commento degli sviluppatori, qua siamo tipo a 12 minuti scarsi, insomma. Un po' diversa la cosa. Io, ragazzi, vi ringrazio. Vi chiedo di lasciare like al video e di iscrivervi al canale, perché, ragazzi, tutto questo per voi è gratis, ma per me è molto importante. Allora, ci vediamo alla prossima. Ora non so se uscirà The Last of Us o qualcosa in futuro, non si sa. Noi stiamo qua in attesa, ben venga se succede. Da dire tutto, un bacione. Ci vediamo alla prossima. Grazie.